Un saluto a tutti e benvenuti al nostro appuntamento della domenica con Farming Simulator 19 nel titolo Aspettando Farming 22. Ed eccoci qua. Allora, aspettiamo un attimino che nel frattempo si collega qualcuno. Fabrizio Dab2 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Grazie mille, salve a tutti e benvenuti alla live. Grazie per l'hosting. Benvenuti a tutti e benvenuti all'appuntamento domenicale con Fabrizio Dab1 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Bonjour a tous et bienvenue. Benvenuti a tutti. Merci beaucoup. Bienvenue. Welcome to the stream. 1RGK539 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Grazie mille a tutti, buongiorno Dino carissimo, ben ritrovato nella live domenicale qua con il DAB, la combriccola del DAB. 1RGK539 ha effettuato un raid. 1 Raiders entrati nello stream. Benvenuti. Grazie mille a tutti per il raid e benvenuti. Fabrizio Dab1 ha effettuato un raid. 1 Raiders entrati nello stream. Benvenuti. Grazie mille ancora a tutti e benvenuti in live a questo. Fabrizio Dab2 ha effettuato un raid. 1 Raiders entrati nello stream. Benvenuti. Grazie mille a tutti. Allora, Dino, buongiorno a te e do il benvenuto a tutti quanti voi. Eccoci qua e vi do il benvenuto a questo appuntamento della domenica, ovvero diciamo così, e continuiamo ciò che abbiamo lasciato incompleto ieri sera e quindi andiamo avanti con la raccolta dei girasoli. Fernbus carissimo, buongiorno e ben ritrovato. Eccoci qua. Noi qua ieri sera, siccome si era fatta una certa ora, allora ho pensato, ho detto, invece di fare molto tardi e quindi magari annoiare chi avrebbe guardato Fernbus questo. 08 ha appena brindato con 10 bits. Grazie mille. Cir 10. Wella Fernbus, grazie mille. Mi raccomando, seguite il canale dei Fernbus insieme a tutti gli altri canali consigliati che sono nella descrizione del canale. Poi aggiungerò ancora altri canali consigliati, perché al momento dovete sapere che mi sto dedicando un pochettino di più alla live e quindi ho un po' tralasciato la sponsorizzazione. Però seguite tutti i canali, seguite soprattutto tutti gli streamer, seguite anche i vostri streamer del cuore che hanno anche un bel pubblico folto, ma supportate soprattutto i piccoli medi streamer, un po' come faccio io. Allora, quindi ringrazio voi che state guardando questo video in diretta, ma soprattutto ringrazio voi che state guardando questo video in differita, quindi in replica sul canale Twitch. Grazie
Oppure, mentre lo state guardando sul canale YouTube, hi everyone, welcome to the stream of the Sunday morning. Thank you so much for watching this live streaming. And thank you so much if you are Cerbus watching. 08 ha appena brindato con 10 bits. Grazie mille. Cir 10. Grazie, Fergus. Grazie. Approfitto, scusate. Grazie, Fergus. Welcome to the stream, and I hope you will enjoy this new kind of making and creating a new kind of format called soft gaming. Thank you for your company. If you are watching this video on live streaming here on my Twitch channel, or I hope I will do good company to you if you are watching this video on replay here on Twitch and on my YouTube channel. So thank you so much. Thank you. And now I will talk to my French friends. Bonjour, salut à tous et bienvenue à notre rendez-vous du dimanche matin avec Farming Simulator 19. En attendant, Farming 22. Bienvenue dans la direct. Merci pour vous être arrêté sur cette direct sur ce canal. Bonjour. Et je vous remercie pour vous être arrêté ici. Et j'espère que je serai de bonne compagnie pour vous que vous êtes en train de regarder cette direct. Et j'espère que je vais vous faire de la bonne compagnie si vous êtes en train de regarder cette vidéo en réplique sur mon canal Twitch ou sur mon canal YouTube. Merci beaucoup, merci beaucoup. E allora, cari ragazzuoli, scusate, ma ovviamente, diciamo così, ci sono alcuni passaggi importanti qua sul canale. E quindi ancora grazie Dino per come sempre per essere passato a farmi compagnia e grazie al mitico Fernbus. Mi raccomando, un bel follow al canale di Fernbus e poi quando Dino inizierà anche lui a fare un po' di stream, andremo tutti quanti a mettere un bel follow anche al canale. Anzi, io direi se Dino74 al canale. Facciamo una bella cosa, mettiamo un bel follow, così magari lui vede che aumentano gli amici e i follower del canale e magari inizia anche lui a fare un po' di streaming e quindi poi lo aiuteremo a far crescere il suo canale e come abbiamo fatto anche con i vari canali. Fernbus08 ha appena brindato con 10 bits. Grazie mille. Cir 10. Grazie, voglio a buon rendere. E qua allora, e allora qua scattano i 1000 punti gratis di punti canale. Allora, voglio, mi raccomando, segui i canali Fernbus08 perché è un buono aiuto. Mo' a prescindere dal fatto che staranno una mano canale qua in diretta, è un buono aiuto. Va divertito durante i diretti sui, non vi spastriate, è un buon aiuto, va divertito, e può essere, e insomma voglio, ma raccomando, seguite i canali Fernbus e poi quando Dino e soprattutto 1000 punti canale a gratis per Dino che diciamo è quasi nuovo di chat. E allora voglio, mi raccomando, gli ha un coppu canale Dino74 74 e seguitelo perché mo, in questo momento non sta facendo in diretta, però può darsi che noi quando mandiamo è vero che noi Fernbus 08 ha appena brindato con 15 bits. Grazie mille. Cir 15. grazie voglio grazie Fernbus.
Grazie assai. Voglio ancora una volta seguito canale Fernbus. È un bello follow canale Fernbus e un canale Dino 74. Ma raccomando, perché così pure se abbiamo a fare poche dirette. Io facciamo davanti a un grande streamer come sta davanti l'amico Fernbus 08 e tutti gli amici streamer. E caro Fernbus 625, se non ricordo male, giusto? Ha toccato quota 625 follower il tuo canale, se la memoria non o probabilmente inganna. O 650, quanti follower stavo dicendo, quanti Fernbus? Ah, faccia la miseria, è un ottimo risultato. I followers di Fernbus potremmo chiamarli Fernbusini, fan followers, follow ferns, follow fernbus, follow fernbus. Seguitelo soprattutto quando fa le live su Bus Simulator, perché poi esce Ferni di brava, perché poi quando fa entra in scena il controllore detective che sgama praticamente senza controllare, si avvicina e ha come la famosissima sfera magica che gli permette di individuare i furbacchioni. E quindi voglio, mi raccomando, seguiamo i canali. Allora, detto questo, Farming 22. E voglio, io penso che, non so voi, ma io l'ho già preordinato. E la cosa bella della nuova versione di Farming 22 è quella che ci permetterà di poter effettuare il crossplay e quindi di poter giocare anche con utenti che hanno altre piattaforme di gioco. E quindi, come diceva qualche amico in cui sono stato nella sua live, Macho King, sarà una bella cosa poter interagire con gli utenti di altre piattaforme, ma potremo anche capire tutte le limitazioni che gli utenti console hanno rispetto a noi su PC, che abbiamo molti più slot a disposizione. E quindi poi io potrò anche ogni tanto passare nel server di Fernbus e dargli una mano con la razione mista. Vero Fernbus, che ogni tanto la razione mista qua è importante. E a proposito di razione mista, io qua devo andare a controllare se ha prodotto la razione mista per le mucche. Ieri ho caricato un po' il macchinario prima di terminare la live, quindi mo mi tocca andare a vedere se è tutto a posto, se ha prodotto il pastone per le amiche mucche. E poi ci toccherà andare a controllare un poco meglio, ma soprattutto i cavallozzi. Ora che ci penso, mi sono scordato di andare a vedere se i cavalli hanno bisogno di avena. E poi dopo cosa devo seminare? Allora, vediamo un attimo i prezzi. I semi di soia, vabbè, quelli vanno proprio 3000.
Ok, vedi Fernbus, ad esempio il picco massimo su questa mappa per i semi di soia sono 3.000 euro, il mais 1.200 e io per esempio su un fogliettino per non dimenticare il picco massimo di un prodotto mi sono scritto il costo e il punto dove poter vendere il prodotto. E quindi una volta che ogni tanto mi vado a dare un'occhiatina e vedo che ad esempio il costo dei semi di soia arriva a 2.700 e 2.800 euro e si ferma, io li vado a vendere, perché questo picco qui su Mulino per grano di Felsblum, questo qui è molto raro, per cui anche a 2.700 come qui è fattibile, si può vendere. Quindi la cosa importante, il mio consiglio è di imparare le offerte massime su una mappa, il punto in cui ti offre. ROGCB ha appena iniziato a seguire il canale. Grazie per il follow. Grazie mille per il follow. ROGCB, Romeo Oscar Golf Charlie, bravo, ecco, benvenuto nel canale, grazie per il follow. E in compagnia in questo momento in live qui con me c'è l'amico Fernbus. Benvenuto ancora, carissimo Roger CBE. E grazie mille per avermi dato l'onore di averti qui come popolo del dub. Thank you so much, Romeo Oscar Golf Charlie Bravo Echo. Welcome to the channel, welcome to the stream. I hope you will enjoy to be here in a big family, in the dub family. And welcome, thank you so much. Salut Romeo Oscar Golf Charlie, bravo, ecco, bienvenue sur le canal, bienvenue dans la grande famille du dub, merci beaucoup, bienvenue, voilà, e poi ovviamente napoletana, caro Romeo Oscar Golf Charlie, bravo, ecco, benvenuto da sto canale, benvenuto dalla famiglia dub. Con noi c'è sta l'amico Fernbus, benvenuto o benvenuta, ovviamente grazie ancora per la fiducia. Fernbus 08 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Grazie mille, grazie Fernbus. Qua su questo canale qui dovete sapere che io stavo pensando di fare una sfida e sarebbe quella lì di raggiungere i 10 hosting e ride durante una delle dirette, e stavo pensando di fare questa sfida durante la live del sabato sera. Voi che cosa ne dite? Potremmo riuscirci a battere questo record dei 10 hosting? 10 canali che ospitano questo minuscolo canaletto o canalino. E colgo l'occasione per presentarmi a chi non conosce questo canale, che diciamo in confronto agli altri canali è come dire, un canaletto, un canalino. Io mi chiamo Fabrizio e sono conosciuto nella community qui su Twitch con il nomignolo di Dablo, come mi chiama il carissimo amico Fernbus, o DB come mi chiama
il gran maestro di farming Jason Farm, ciò a cui state assistendo in questo momento è la creazione di un nuovo format che si chiama Soft Gaming, e lo scopo di questo nuovo format è quello di rilassare gli spettatori, e mi auguro che voi possiate gradire questo nuovo format. Allora, detto questo, io stavo pensando di ovviamente in lingua inglese, francese e napoletana. Hi, welcome to the channel. Thank you for being here. My name is Fabrizio. I am also not here on the community Twitch as W or DB, as my Fernbus08 call me, and my friend Jason Farm call me. This live streaming or this video that you are watching right now, it's not a conventional way to make streaming or producing audiovisual contents here on the web, but this is an experimental format. So I am inventing and creating a new kind of doing live streaming that it's called soft gaming. The goal of this kind of live streaming, it's let the viewer feel relaxing relaxed while watching or the live streaming or watching the replay here on Twitch or on my YouTube channel. So I hope you will enjoy this kind of gameplay. I will say to you thank you so much. And now let's go on. Show must go on. Boom, boom, boom. Salut à tous et bienvenue dans le canal. Bienvenue dans le direct ou bienvenue dans la réplique. Je m'appelle Fabrizio. Je suis connu ici dans la communauté de Twitch sur le nom de Dablo, comme on m'appelle mon ami Fernbus08, ou DB, comme on m'appelle mon ami Jason Farm. Ce que vous êtes en train de regarder, ce n'est pas une heure directe quelconque, ce n'est pas une vidéo quelconque, mais c'est l'expérimentation d'un nouveau format que je suis en train d'inventer, qui s'appelle Soft Gaming. Le Soft Gaming, le but du Soft Gaming, c'est de faire relaxer ceux qui regardent une directe, une vidéo, ici sur Twitch ou sur mon canal YouTube. J'espère que vous allez bien aimer et bien agréer ce nouveau genre de produire du matériel audiovisuel. Merci beaucoup à vous que vous êtes en train de regarder cette vidéo en direct. Merci beaucoup, surtout à vous que vous êtes arrêté dans la réplique de mon canal ici sur Twitch. J'espère de vous faire de la bonne compagnie pendant la visualisation de cette vidéo. Et vous le faites à moi quand vous venez en direct. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, poi devo andare anche a scaricare il Turbo Star qua. Eppure ne abbiamo fatti un bel po' di
E abbiamo raccolto un bel po' di semi di girasole qua. Ne Ovviamente qua ho speso una fortuna per acquistare questa trebbia, questa John Deere X9 che mi è stata consigliata qualche giorno fa, qualche live fa, quindi se non ricordo male la live della settimana scorsa. È stata votata durante una live, era questa qui da circa 27.000 litri con una class, e alla fine il sondaggio ha vinto la John Deere. Questa è una mod che al momento non so se per console è disponibile, comunque è disponibile per PC, quindi date un'occhiata alle ultime novità del mod hub. Questa mod qui la trovate nel mod hub ufficiale. E quando mi distraggo lascio il baffetto di ghisa qua. Perfetto proprio no, però diciamo che per il momento sta andando bene. Allora, io stavo pensando una cosa, siccome ho la necessità molto spesso di avere un camion a disposizione con un rimorchio di grande capienza per i lavori sul campo, quindi per scaricare le trebbie, e uno per vendere il raccolto, stavo pensando di acquistare un rimorchio con capacità di carico da 100.000 litri, e questo rimorchio l'ho visto utilizzare al grande miticaccio, che saluto, grande miticaccio, mi raccomando. Seguite il canale di Miticaccio e anche dell'amico Fernbus, e non so se Roger CBE ha un canale, e passate in questi account e seguiteli. E vi stavo dicendo che ho visto questo rimorchio americano sul canale di Miticaccio, e ha una capacità di carico di 100.000 litri, e poi ha il punto di scarico nella parte bassa del rimorchio, quindi non avrà problemi di scarico in spazi ristretti, anche se il rimorchio è lungo. Però questo rimorchio lo utilizzerò per scaricare il raccolto nel silos qui in dove ho il deposito mezzi. Ok, e quindi vediamo un po' quanto mi costa. Allora, eccolo qua, 90.000. Se lo rendessi usato potrei risparmiare 72.000, ottimo. 351.000, potrei vendere ancora qualcosina. Vendiamo prima una parte del 10
Direi di vendere prima una parte della raccolta dei semi di girasole e vediamo un pochettino pure quanto lo pagano, e così evitiamo di toccare il fondo cassa. Allora, vediamo un attimo. Allora, supermercato si potrebbe pure andare a vendere 2 e 2. Ok, allora quasi quasi prenderei il Turbo Star e andrei a vendere un paio di camion di semi di girasole al supermercato. Eh sì, perché poi potrei recuperare e acquistare il rimorchio da 110.000 litri. Ciò che faccio normalmente è quello di cercare di non andare ad intaccare il fondo, diciamo così, il conto dell'azienda, non più del un quarto della disponibilità, onde evitare insomma di andare un po' in deficit e quindi dover pagare le rate alla banca. Johnny carissimo, bentornato. Finalmente, come stai? Tranquillo, non preoccuparti. Ricordati prima il lavoro e poi zio Dab qua. Quando uno ha un po' di tempo libero, tanto poi, peggiore delle ipotesi, ci sono sempre le repliche o eventualmente ci sono i video pubblicati qui su Twitch, ma anche su YouTube, sul mio canale YouTube Dab Logistica, per cui se ti perdi una diretta e magari hai voglia di vedere le ultime cose che ho fatto, insomma, puoi passare anche sugli altri canali. E quindi buongiorno a te carissimo Johnny e un saluto a te e buona domenica ovviamente. E caro Johnny, qua noi stiamo aspettando, non so te, ma io sto aspettando l'uscita di questo Farming 22, che a quanto pare promette bene, promette molto molto bene. Infatti l'ho preordinato già ad un prezzo anche buono. Resta poi da Steam, al momento stava facendo, se non ricordo male, sta facendo un pacchetto Season Pass e gioco, mi pare il 10% di sconto ha fatto. È un ottimo prezzo. Poi Farming merita veramente tanto. E vedendo pure alcuni contributi video, lascia presagire un bel restyling e soprattutto una grande innovazione, ecco.
per quel che riguarda il mondo di farming. Io lo oramai ci gioco da credo 3 anni. No, 2 anni, 19, 20, 20. E quindi, non essendo mai stato appassionato del genere, però devo ammettere che ha iniziato ad appassionare anche me, che ero utente di tutt'altro tipo di gioco. E quindi alla fine a Farming gli sviluppatori della Giants hanno conquistato un altro videogiocatore. E sono certo che anche Farming 22 farà il botto, come si dice in gergo, e sarà veramente molto ma molto quotato. E hanno inserito molte molte cose, come la conversione della materia prima in prodotti finiti, quindi il pane piuttosto che la pasta, queste cose qua. Non so se conosci l'amico Jason Farme, se eventualmente sei interessato a qualsiasi cosa su farming, poi anche ti consiglio di seguire il suo canale, che è un grande conoscitore di farming. Hanno anche un canale Discord, Mondo Gamer, dove c'è l'ambassador Beppe978, il gran famoso modder italiano che crea le mod con il Fiat, il TurboStar, il 968. Quindi insomma parliamo di un gruppo di persone veramente preparate e poi molto disponibili per qualsiasi dubbio, qualsiasi cosa chiedi, e ti rispondono in una maniera educata. Queste cose, insomma, Jason Farm, scritta proprio alla italiana. Lo trovi anche nella descrizione del canale, nelle informazioni trovi vari canali amici consigliati, che poi dovrò anche aggiornare, che ce ne sono ancora altri amici streamer bravi che portano farming, portano un po' di tutto, ovviamente a tutti quelli lì che io normalmente cito durante le mie lives o dirette, che dir si voglia. Allora, adesso andiamo a vedere un po' di girasoli qua. Questo pezzettino qua quasi quasi lo andrei a vendere al supermercato, abbiamo detto, vero? Sì, 2200. E così vado ad acquistare il mega rimorchio da 1100 litri che ho visto sul canale di Miticaccio, e che effettivamente è un ottimo rimorchio perché ti consente di fare un minor numero di scarichi, ecco, del materiale raccolto. Johnny, dimmi un po', che tu che sei in chat, quindi sei la regia, il volume della musica va bene oppure è troppo alto? Fammi sapere
tu, ma anche agli altri se gradite. La musica e soprattutto il volume. Se il volume va bene, o eventualmente da abbassare. E approfitto anche per presentarmi. Vi do il benvenuto nel canale alla live. Benvenuti anche a voi che state guardando questo video in replica qui su Twitch e sul mio canale YouTube. Io mi chiamo Fabrizio e sono conosciuto nella comunità di Twitch, nella community, come si dice in gergo, nella community di Twitch sotto il nomignolo, il nickname di Dablo, come mi chiama l'amico Fernbus, o DB come mi chiama l'amico Jason Farm. Ciò a cui state assistendo in questo momento, sia in live che in replica, è la sperimentazione di un nuovo format che si chiama soft gaming. Il soft gaming dovrebbe essere un format che permetterà e permette quindi a coloro che guardano un video o la diretta di sentirsi rilassati. Hi everyone, welcome to the stream. Welcome to the replay if you are watching this video on replay on my Twitch channel and or on my YouTube channel. My name is Fabrizio. Here in the Twitch community, I am also known as Dablo or DB. What you are watching in this moment, it's a new kind of it's a new kind of new category, okay. Sorry, but sometime it's very hard to play and talk. So a new format called soft gaming. The goal of this new kind of format is letting the viewers feeling relaxed. I hope you will enjoy this kind of new kind of making and producing video and the contents here on the web. Thank you so much. I hope you will feel with me in good company if you are watching this video in live streaming, or if you are watching this video in replay as well. I feel in very good on I feel in great company with you here in this moment in live streaming, so I hope I will meet you again during my live streaming. Thank you so much again. Questa trebbia è veramente un toccasana perché l'ho pagato un botto di soldi, ma mi ha permesso di evitare ogni volta di dover scaricare più volte come avveniva sulla
vecchia macchina trebbiatrice che praticamente scaricavo il doppio delle volte rispetto ad adesso. Siamo ancora qua. E già. Bella però questa John Deere X9. Ovviamente tra la versione europea e quella americana, ho preferito prendere quella americana perché appunto mi permetteva di poter accumulare un maggior numero di piante raccolte e quindi un minor numero di scarichi del mezzo. Allora, però quasi quasi andrei prima a scaricare il tutto nel silos, vedere quanti litri di, giusto, vedo prima quanti litri di semi di girasole mi ha raccolto sul campo, perché poi la prossima volta, prima che esca Farming 22, proverò una mod che in pratica chiederà dei prodotti, farà richiesta di prodotti entro un determinato numero di tempo, 2 ore, giorni, quello che sia, e quindi sarà molto probabilmente possibile anche incrementare un po' le vendite. E ovviamente anche questa mod l'ho vista in un video sul canale di Miticaccio, canale YouTube. Quindi mi raccomando, ancora una volta, se non seguite Miticaccio, cercate Miticaccio sia su YouTube che su Twitch. E quando passate nella sua live, salutatelo da parte mia. Scrivete, vi saluta, ti saluta Dablo e lui capisce. Ok, qua siamo a buon punto. Restano alcuni ciuffetti da raccogliere. Quindi una volta che ho terminato qua di trebbiare, vado a scaricare prima il tutto nel silos e poi vado a vendere un paio di faccio un paio di viaggi con il Turbo Star e vado a vendere i semi di girasole e dovrei forse, come si dice a Napoli, accucciare un paio. Un paio di migliaia di euro, forse è un po' difficile, diciamo una ventina di migliaia di euro, beh, magari, che potrebbero permettermi di acquistare il rimorchio senza intaccare troppo il capitale aziendale, quindi restare sempre inattivo. Oppla.
Allora, qua abbiamo detto che è impressione, ma io direi quasi quasi però di raccogliere, che qua a volte capita di trovare le piante fantasma. Ecco, infatti qua sono apparse le piante fantasma. Perfetto, allora mi pare che un altro punto, fammi vedere se l'ho lasciato o tralasciato. Vediamo un po'. Ok, allora io direi che possiamo iniziare la fase di ripiegamento della lama e andiamo a scaricare la parte residua all'interno del silos. Come la live, mi fate sapere se è tutto ok lì o se eventualmente ci sono riscontri di perdite di fotogrammi, tutte queste cose qua live. Voi siete la chat, voi siete la regia e quindi comandate voi. Andiamo a recuperare. Allora, vediamo un po' quanti ne abbiamo. Girasoli 5720. Ok. E qua ne abbiamo raccolti un bel po', perché qua sono, se non ricordo male, qui 70-80 mila litri qua. E questa è la mod di Beppe 978, questo è Veko Turbo Star. Da notare anche il dettaglio della pulizia. L'alternatore insomma gira e gira gira l'elica, romba il motor, anzi mi faccio un po' più avanti così scarico anche il Turbo Star. Ecco qua, andiamo a prendere il Turbo Star, l'altro nel frattempo che qua scarica tutto questa cosa qui. Ok, mettiamo la super velocità. Kit, vai col turbo. Boom. Notare i dettagli. Grande Peppe 978. E a proposito di Turbo Star, se siete appassionati dal mito del Turbo Star, ogni martedì vado in diretta su Euro Truck Simulator 2 con il Turbo Star di Rough Garage.
Stiamo andando avanti con la seconda edizione della programmazione con il Turbo Star di Ralph Garage, e in questo momento praticamente stiamo percorrendo il perimetro del continente europeo. E quindi vi aspetto il martedì pomeriggio per farci un bel viaggetto con questo mito dei trasporti su gomma italiani degli anni 90, e per scambiare anche due chiacchiere, così per passare un po' di tempo. Un bel po' orzo, avena mi serve per i cavallucci, colza 24.000, un po' pochina, 116.000, quindi circa 110.000 litri abbiamo raccolto sul campo. Ok, buono a sapersi. E adesso andiamo subito a scaricare dal supermercato. Vediamo un po' se il prezzo è sempre supermercato 2,2. Ok, prendiamo la scorciatoia. Adesso possiamo anche attraversare il campo, piazza del campo, Siena, bella Siena. Approfitto per salutare anche il mio amico fraterno Alessio, un senese doc, una bravissima persona. Grande Alessio, non so se guarderai mai questo pezzo, ma ti saluto con grande affetto. E sei un grande. Allora, 30.000 litri, vediamo un po' quando andiamo a guadagnare. Circa una 60.000 euro più o meno. Quindi forse potrei anche acquistare il rimorchio. Chiamate un attimo a Gigi. Gigino, sto scaricando qua i semi di girasole qua. Vi faccio vedere anche il dettaglio. Dovrebbe intravedersi. Quanto incasseremo? Rullo di tamburi. Ok, spegniamo. Alla faccia del bicarbonato di sodio, quasi 70.000 euro. Ottimo, ottimo. Ci ripaghiamo praticamente il nuovo rimorchio, ottimo. E quel rimorchio mi serve. Poi più tardi passo nella live di Mitica e ce la vado a salutare. Se avete amici streamer e non sono particolarmente seguiti, ma anche i vostri streamer del cuore, seguiteli. E
sosteneteli, perché dovete sapere che dietro 1 a 2 ore, a volte anche 6 ore di live, ci sono giorni e giorni di preparazione. Non si improvvisa nulla, proprio per cercare di portare un prodotto che sia di contenuto adatto per tutta la famiglia, quindi anche per i meno giovani, ma anche per i più giovani. E quindi ecco che è un po' come quando, anzi è proprio come quando voi guardate uno show televisivo e durante la settimana ci sono le prove. In questo caso qui, nel mio caso, ecco, quando programmo le attività del canale, poi vado anche a prendere appunti sulle co le cose da farsi durante una live, la scelta delle musiche, e quindi c'è un grande lavoro dietro ogni diretta video, oltre al fatto che chi come me è da solo, quindi deve prestare attenzione all'interazione con il pubblico, perché questa è la cosa fondamentale. L'interazione col pubblico, perché io credo che chi guarda la live non debba sentirsi parte passiva, ma debba sentirsi invece coinvolto in ciò che si fa. So I was talking about streamers and I was saying that it's very important to support them when they are small streamers, or if they are a medium or bigger streamer. But it's very important to try to support every streamer, because when you watch a couple of hours of streams, there are a lot of briefing hours deciding what to do, what to say. So the choosing everything and trying to do not be surprised by surprise element, as in the military slang they say. And the small streamer like me, we in every live streaming we work 3 times, because we have to stay alert for the chat. This is a very essential part of the stream, because the chat must be part of the project. So we must look so often to the chat, then the technical part. So we have to check if everything is okay, and if we can have a problem, we must to try to resolve.
So that's why I say, if you can, you please support the streamer. You can do that if you have an Amazon Prime account. You can support the streamer using Amazon Prime with Amazon Prime Gaming here on Twitch. You can support for free your favorite streamer. Je disais que derrière un perdeur de direct, il y a beaucoup de travail, préparation et nous que sommes des petits streamers. Et parfois, nous devons faire trois fois on travaille trois fois l'attention parce qu'on joue, mais on doit prester beaucoup d'attention à la chat et puis à la part technical. Donc, s'il y a un problème pendant le direct, on doit le résoudre. Et c'est pour ça que parfois je suis pas très performant parce que je dois penser à beaucoup de choses, même à ce que je dois dire, à ce que je suis en train de dire maintenant. Mais merci beaucoup. Vous pouvez supporter les canaux parmi les subs. Et si vous avez un compte Amazon Prime, vous pouvez l'utiliser pour supporter votre streamer préféré gratuitement. Vous allez payer nul, mais vous allez supporter votre streamer. Voilà, merci beaucoup. E ovviamente dimenticavo di dirvi che ovviamente potete supportare gratuitamente il vostro streamer preferito attraverso le sub, un'iscrizione, diciamo così, un abbonamento al canale che vi permetterà di poter supportare il vostro streamer. E se avete ad esempio un account Amazon Prime, con il Prime è possibile collegarlo al Prime Gaming qui su Twitch e supportare il vostro streamer in maniera gratuita. Allora, adesso però devo acquistare il rimorchio. Eccolo qua. Questo qua lo prendo usato, doppie ruote stritte, no, queste no, ruote gemellate, silvicottura, uno sterzo, gemellate, doppie ruote, silvicottura, nessuna sterzata, perché stanno pure le ruote sterzate? Ah, quindi sono sterzando, ok. E penso che forse questo potrebbe andare bene. Michelin, vediamo un po' cosa ci offre. Doppie ruote, oppure. Ok, direi questo. Non male. Questo rimorchio l'ho visto nel canale di Miticaccio, quindi se non l'avete fatto passate nel canale di Miticaccio, mi raccomando, e mandategli i miei saluti, ditegli che lo saluta Dab.
Mi sembra che questo potrebbe andar bene. Nokian, forse questo va meglio. Sì. Ok. Aspetta, c'è il Turbo Star, quindi mi serve un rosso, non so. Rosso. Allora, la color del design bianco. No, il bianco qual è? No, satinato, vediamo un po'. Questo è bellino. Colore dei cerchioni. Colore dei cerchioni. Lasciamo questo. Ah, color del design. Ok, ho capito allora. No, perché fa così? Allora, facciamo così. Ecco, lo prendiamo com'è. Aggiungiamo. Lo prendo usato. Qua. E prendo le Nokian. Perfetto, poi dopo mi sa, anzi, sapete che c'è di nuovo? Io vendo proprio tutto, tutti i semi di girasole arrivati a sto punto, e così compro anche il macchinario. Per utilizzare il fertilizzante liquido. Ok, quindi adesso andiamo a prendere il Turbo Star, lo stacchiamo da quel rimorchio lì. Anzi, quasi quasi io direi che il rimorchio quello lì lo venderò, perché ne sono certo che non lo utilizzerò più tanto. È stato un ottimo rimorchio quello lì, l'ho utilizzato ormai, sì, l'ho utilizzato per più di 100 ore, e quindi mio malgrado adesso andiamo a vendere il rimorchio. Andiamo dal concessionario, ma prima di andarlo a vendere, ovviamente lo metterò a posto, quindi lo sistemerò, farò un ultimo scarico. Anzi, no, direi proprio di no. Allora, vediamo in che condizioni sta il rimorchio. Poi devo andare a vendere lo Stara. 820 euro, ho risparmiato un sacco di soldi, eccolo qua. 60 giorni, 30 euro, ok. E allora io direi che quasi quasi. Ok, allora è in buono stato, quindi andiamo subito al concessionario e andiamo a vendere il rimorchio. So I've now I will buy a new trailer for the truck after 30 honored hours of working. I will say goodbye to this great trailer.
Poi andrò a vendere ancora un altro po' di... Cioè, venderò praticamente tutto il contenuto del silos e acquisterò appunto il macchinario per diserbare e utilizzare il fertilizzante liquido. Il rimorchio mi aspetta lì. Lo vendo qui al concessionario il rimorchio perché mi pagano qualche euro in più. Lo fa riparare, ok, quindi 12.000, non male. Poi lo personalizziamo eventualmente. Oppla. Il rimorchio lo personalizzeremo prossimamente. Apriamo il telone e iniziamo la prima fase, che è quella dello scarico del silos, con praticamente andremo a vendere tutto il raccolto dei semi di girasole per acquistare un altro macchinario. So now I go to sell all the sunflower seeds and I buy another machinery, the fertilizer and herbicide, the biggest one. So I will go to sell the small machine and then I will buy the biggest one as well. And now we will test the huge capacity of this big trailer to the biggest capacity of charge. Ah, ma erano 26.000. Ah no, ma io... No, io questi li dovevo scaricare nel Turbo Star. Ah, è vero, questi devono andare nel Turbo Star. E l'ho posato pure il Turbo Star. Mi sono completamente dimenticato del da farsi. E mi sa che io vendo pure e andrò a vendere la trebbia elettrica, perché è stata un'ottima compagna di avventure, ma al momento non posso avere due trebbie. E quindi andiamo a vendere anche la trebbia. So I will sell the harvesting machine as well, because I know that I will not use anymore. So I have to
Mari. Ah, è sterzante. Guarda, il rimorchio come sterza. Ottimo. Grande miticaccio. Non so se guarderai, stai guardando questa live o questo video in replica, sappi che hai consigliato un'ottima mod, anzi io direi una grandissima mod. Allora, questo per il momento lo lascio qua. Allora, cara Trebbia, anche per te l'avventura con Zio Dab è giunta al termine. 56 ore di lavoro su campo. Mi ha dato delle grandissime soddisfazioni. Questa mo me la pagano 10.000 euro, ma va bene così. Almeno non la lascio marcire lì sotto. Quindi vendo questa, poi vendo l'ultima parte della, adesso accendiamo i lampeggianti che andiamo su strada. Quindi venderò l'ultima parte dei semi di girasole raccolti, praticamente tutto, e poi acquisterò l'ultimo macchinario. Anzi, dovrei ancora fare altri acquisti, ma per il momento ci fermiamo con gli acquisti. Questo terreno è di mia proprietà, quindi diciamo così lo attraverso. Allora, qua mo devo controllare un po' i cavalli, devo dare un'occhiatina. È stata veramente un'ottima compagna di avventure questa Trebbia. Ecco qua, una foto ricordo, ripara, 48.000 euro, ciao, 48.000. Allora, facciamo uno skip così, dopo dobbiamo passare qua. Allora, adesso devo, intanto, mila, aspetta un attimo. Facciamo così. Vediamo quanto riusciamo a recuperare da questi che sono 20.000 lire, mi pare. O 2.000, adesso non ricordo. E se sono 20.000 litri sono altri 40.000 euro. Dovremmo recuperare un bel po'. Semi di soia in calo, valore in calo. Ok, allora vediamo un po'. Poi andiamo un pochettino a controllare come stanno i nostri animaletti, i nostri amici. Le nostre amiche mucche qua, che con la vendita di ieri sera del latte, circa 30.000 litri, ho guadagnato una bella sommetta. Ups. Ci facciamo
facciamo un attimo due calcoli e vediamo se ne vale la pena cambiare adesso il macchinario oppure eventualmente nella prossima live di sabato sera o eventualmente la live di domenica. Bello da notare anche il manometro del turbo come sale man mano che si accelera. GG. Turbostar, Turbostar, nan 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 nan. Gigino, sono sempre io. Ogni tanto ci vuole. Vediamo un po', 40.000 euro più o meno. Altri 40.000, vediamo un po'. Ok, 601.000. Ora se il macchinario mi viene a costare meno di 400.000 euro, si potrebbe anche prendere e utilizzo il condizionale. Dobbiamo vedere anche quanto me lo valutano il mio macchinario, altrimenti lo vendiamo e, come si dice a Napoli, e ci passa paura. Allora, il camion, quindi abbiamo detto che il Turbostar lo mettiamo in stand-by, quindi, anzi, lo mettiamo a riposo. Riposo! Turbostar, riposo! Eri la reginetta di tutta Baia Domizia. Allora, quanto me lo pagherebbero? Queste da riparare. Questa all'inizio mi sa. Credo di sì. Allora, vediamo un po'. No, sta qua. Eccolo qua. Allora, se volessi venderlo, quanto mi offrite? 102.000, ok. 102.000. Mi costerebbe l'altra usata? Ottimo. Si può fare. We can do this. Ok, perché questa me la valuta circa 100.000. E quindi andrei ad attingere 300.000 euro più o meno. Si può fare, sì. Yes. All right. That's all right, very well.
Ok, si può fare. Abbiamo con la vendita, praticamente con la vendita dei semi di girasole, abbiamo acquistato un rimorchio e acquisteremo anche il macchinario per utilizzare il fertilizzante liquido grande, quindi risparmieremo un bel po' di lavoro, di tempo di lavoro, sì, giusto, lavoro di tempo di lavoro sul campo. Ovviamente il liquido lo recuperiamo e lo mettiamo a posto Kumba, il mitico Nick. Seguite anche Nick, mi raccomando, e salutatelo da parte mia. Anche lui è un altro bravissimo streamer insieme a Miticaccio, Nora24 e al mitico Robbymel. Seguiteli, mi raccomando. Allora, mettiamo un attimo a deposito il materiale qua e andiamo a vendere la nostra macchina. Ripariamola. 122. 622.000, ottimo. A voglia, se ho recuperato. Altro che. Perfetto. 3,92. 3,91, ottimo. E infatti mi rimangono i famosi 300.000 che mi possono sempre tornare utili. Questo deve essere anche riparato, però questo lo riparo direttamente alla mia officina e devo fare anche il pieno di carburante. Allora, quant'è la quantità che va qui? Abbiamo detto che è 9.000 litri, ok, quindi ce ne sono altri 4, sì, ne prendiamo 3. Allora, per sicurezza per non lasciare nulla qua. Abbiamo detto 3. Perfetto. Ora ci avviciniamo e carichiamo il liquido. Ovviamente riduciamo pure il consumo. Perché bisogna sempre risparmiare quando si può. Questa è doppia. Ah no, questo è il motore. Credevo che avesse la cabina che permettesse anche di appunto che permettesse di poter avere la visuale dall'altra parte, guida reverse, come si dice in gergo, un po' come il trattore Star o alcuni trattori qui su Farming che ci permettono di poter girare il senso di guida. E noi qua accendiamo i lampeggianti. Anche se per il momento prendiamo una piccola scorciatoia qui, che è proprietà privata, noi abbiamo il terreno qui, quindi abbiamo il diritto di passaggio. Effettivamente questo mi sa che là sotto non ci va. Mi sa che dovrò modificare un po' l'assetto. Anzi, forse non mi serve cambiare l'assetto perché
ho uno slot libero e sotto lo slot libero del garage piccolo metto il macchinario per il foraggio e questa qui la vado a posizionare sotto l'hangar qua. Forse ho uno spazio libero là a fianco. Sì. Ottimo. Ah, devo vendere pure la colonnina. No, non ho lo spazio. Devo vendere anche la colonnina dell'impianto elettrico. Bella storia. Vediamo se ci entra qua. Ho la vaga impressione che... No, e infatti. Oh, si è bloccato. Apriamo, così si sblocca. Perfetto. Allora devo riorganizzare meglio. Sì. Allora per il momento la metto qui, però forse. Beh, la trincia per il momento. Non la sto utilizzando molto. Ah, colonnina. Onorato servizio. Dove sta? Eccola qua. Grazie, colonnina. Ah, in tutto questo devo ancora riparare il mezzo. Vabbè, lo devo da riparare un attimo. Riparo un attimo così mi trovo il mezzo già bello ed efficiente. E quindi abbiamo salutato. Salutata la nostra trebbia, compagna di mille avventure. Devo un po' rivedere l'assetto qua, un po' la parte. Per quanto riguarda i lughi per conservare i macchinari. Allora andiamo a sistemare un po' il macchinario qua. Mi sa che è fuori dalla portata, infatti. Appena 5 ore di utilizzo. È praticamente nuovo. Però 3.000 euro, vabbè, ci sta. Adesso è in buone condizioni, ne abbiamo risparmiate un bel po', più di 90.000, 70.000 mi pare. Vabbè, insomma, abbiamo mezzo in ottime condizioni. 5 ore, ottimo, direi. Allora, vediamo un attimo. Mi pare che le modifiche sono poche, le modifiche fattibili. Ecco qua, vediamo un po'. E beh sì, soltanto la potenza, ma non ci interessa. Al momento non ci interessa. Ho la vaga impressione che devo spostare, eh sì, la lama là. Potrei metterla a fianco al turbo star che è sempre con te. Effettivamente questo occupa uno slot, però è grosso. Allora,
Dunque, questo mo lo devo mettere a posto qua. Insomma, oggi abbiamo raccolto giusto un pochettino di semi di girasole, poi li abbiamo venduti perché diciamo avevamo bisogno un po' di money e allo stesso tempo abbiamo acquistato due nuovi macchinario e un rimorchio. Ok, questo quasi quasi posso andarlo a mettere anche qua nello slot. Dov'è? Eccolo qua. Ok, allora ho risolto il problema. Poi qualora dovesse servirmi la trincia, e allora lo vado a recuperare. Sopra. Allora, abbiamo rinnovato un po' il parco macchine. Passiamo un attimo in farm e andiamo a vedere. E infatti questi hanno vuoi dire che forse questo è il difetto che fa? Perché non ho dispiegato il carro miscelatore, vediamo un po'. Ah, intanto qui mi serve. Beh, intanto questo mo lo scarico qua. Sì. Inserate poco, vediamo un po'. Diamo un po' da mangiare ai nostri amici animalozzi qua, l'azione mista. So, in this rendezvous I sell all the turnflowers seeds and I bought a new trailer for the truck and a new machinery for using herbicide and fertilizer, liquid fertilizer. I have done the latest part of the work on the field, the big field, and at the moment I am working here in the high factory. Razione mista. Ok, fieno insilato. I cavalli stanno abbastanza bene, a loro manca la paglia. Ok. Eccolo qua. Andiamo a controllare un attimo. Ok, 6.000 litri. Devo poi iniziare anche a utilizzare un po' di fertilizzante naturale, anzi concime in questo caso qui. Allora, qua abbiamo detto che
pare che stanno benino, giusto? Totale razione mista, allora facciamo il pieno. Allora, che impressione che mi serve un altro mezzo un po' più capiente qua per fare questo passaggio. E quindi molto probabilmente cercherò qualche mezzo. 23.000, ok, io faccio il pieno lì. Stavo sprecando, mi sono distratto e stavo sprecando altro. Altro materiale. Allora qua mi pare che le mucche stanno bene, ok. Finiamo di scaricare, poi rimetto il mezzo a posto. Perfetto, abbiamo anche alimentate, quindi abbiamo dato un po' di cibo alle amiche mucche e adesso mettiamo un po' meglio sto camion che l'ho messo una mezza zuzza, ecco qua. Allora, colza. Allora, qui ci serve insilato, paglia. Ah, abbiamo un bel po' di paglia qua. Allora, o faccio una cosa. Prendo un attimo il Turbo Star, dove sta? Allora, i cavalli. Abbiamo detto che serve la paglia, ma paglia ne servirà poco. Fieno, fieno. Quindi devo creare il fieno. Andiamo. Dare la paglia ai cavalli. Vediamo se c'è un po' di paglia nei silos, nel silos che è lì vicino ai cavallucci, così ci risparmiamo la sfacchinata di andare a scaricare, andare in farm e caricare il silos, anche se sto pensando che dovrei dividere il quantitativo di paglia qualora non fosse presente in questo silos dove ci sono i cavalli. Allora, vediamo un po' cosa abbiamo qua. Abbiamo fieno, ah, paglia c'è, ok. Ne prendiamo poco, è giusto poi eventualmente. La rimettiamo un'altra volta nel silos qua. Va il cibo e qui va il... la paglia, credo, eh? No, non va qua la paglia.
Fieno forse ha chiesto, fammi vedere. Fieno. Ah no, qua è dove. Là è dove. Sì, il trigger per acquistare gli animali. Ecco qua, dovrebbe essere qua. E infatti. Adesso mettiamo anche il fieno qua. Ci assicuriamo che i cavallucci abbiano tutto ciò di cui necessitano. Attendiamo lo scarico del mezzo e poi procediamo. Fieno, sì, fieno. 3000 più che sufficiente. Poi eventualmente passiamo a rabboccare. Qui. Ah no, è dall'altra parte. Così, perché questo è il cibo. Infatti adesso lo prende. Ottimo, abbiamo fatto il pieno. Ottimo, ottimo, ottimo. Ci vorrebbe anche un mezzo, ecco, un mezzo non è particolarmente grande. E questo mi sa che devo dare un'occhiata al Modab. Prima era yeah. Aspetta, dove sto andando? Ma devo andare in farm, o sbaglio? Sì, devo andare in farm. Sì, che devo andare in farm. Facciamo inversione qua. Inversione di marcia. Quindi devo trovare un mezzo, diciamo, non grandissimo, ma nemmeno piccolissimo per caricare il materiale che mi occorre per il macchinario, appunto per preparare la razione mista dei nostri amici. O delle nostre amiche mucche e dei nostri amici cavalli, però diciamo che mi serve più in farm qua, nella vecchia farm, quindi allora qua ho sbagliato, vabbè, andiamo un attimo per di qua, ups, hop back. Allora continuiamo. Carichiamo un altro po' di razione mista qua. Allora, con questo dovrebbe arrestarsi automaticamente il grido. Vediamo se è un bug. Bene, sono 9000, quindi è normale che si firma da solo. Allora, qui mo dovrei fare insilato. Paglia e fieno. Ok, insilato, paglia e fieno.
Zirato mi sembra di averne depositato una parte qui nel silos multifruit della farm. Buon appetito. Mettiamoci così. Vediamo un po'. Ancora razione mista, ok. Quindi qua razione mista ci vogliono più di 100.000 litri. Quindi noi carichiamo il macchinario. Pieno e vuoto. Ui, Macho King, carissimo. Guarda che oggi ho acquistato due nuovi macchinari. Alla fine poi stamattina ho finito di raccogliere i semi di girasole e con i semi di girasole li ho venduti tutti, circa 120.000 litri. Ho guadagnato 6x4, 24, all'incirca 300.000 euro più o meno, e ho acquistato due nuovi macchinari. In pratica ho venduto un vecchio rimorchio della Alumin. Ora ti faccio vedere. Allora, ho acquistato questo macchinario qui, ovviamente usato, perché nuovo costava troppo, 489.000 non mi andava. Pagato 391,2, ho venduto il vecchio macchinario che era questo qui, lo Stara, me l'hanno valutato 100.000 euro, quindi ho risparmiato. Poi ho venduto, ora ti faccio vedere, ho venduto, dove sta? Questo rimorchio Farmstar Alu da 81.000 litri ed ho acquistato questo Lizard da 110.000 litri, in modo tale, dove sta? Ve lo faccio vedere, dove sta? Prima avevo questo qui Farm Alu, adesso ho questo qui, è comodo. E questo qui l'ho visto sul canale di Miticaccio, non so se tu lo conosci, Miticaccio. Comunque ti consiglio di dare un'occhiatina al suo canale, che insieme a Nick Novara Imola WK numero 3, a Nora 24 e Miticaccio, insomma sono dei bravi streamer che portano farming. Ah, ok, allora è inutile dirti, vai e seguilo. E l'ho visto sul suo canale, quindi insomma il rimorchio, lui lo portava già nella serie Le Risaie del Nord. Ho visto e così ho detto quasi quasi lo prendo pure io, e quindi ho venduto e ho recuperato un po' di cosine. Allora, qua c'è ancora altra roba a deposito. Cippato, insilato, ecco qua. Sì, è da premettere che tutti i macchinari, diciamo tranne il macchinario per la fertilizzazione liquida. Però anche il rimorchio l'ho utilizzato per più di 80 ore, quindi l'ho più che ammortizzato il suo costo. Gli 80.000 euro pagati inizialmente come nuovo li ho ammortizzati, e quindi ho dato un po' una rinfrescatina, diciamo così, ai macchinari. E ci voleva perché ho acquistato una trebbia con una capacità di immagazzinamento maggiore. Ho detto, c'ho sto rimorchio piccolo, ho detto mo quasi quasi prendo quello da 100.000 litri, così faccio
scarico una sola volta, perché sul campo lì, anzi una volta è un quarto, perché ho scaricato in effetti 100.000 litri di semi di girasole, e li ho raccolti in una sola volta, quindi insomma andrei a scaricare una sola volta. E poi sto valutando un po' di prendere qualche altro mezzo per poter dare a mangiare, portare le mucche, il cibo alle mucche. Quindi al momento sto utilizzando il carro miscelature, che però con il macchinario dove mi va a produrre la razione mista, è come se avesse un bug, non resta lo scaricamento, e quindi ho la vaga impressione che il problema sia con il carro miscelatore. Quindi devo vedere sul mod hub di prendere un mezzo che abbia la capacità tipo il Turbo Star, o lo stesso il Turbo Star con un'altra colorazione. E quindi mo queste sono diciamo così cose in fase di briefing, ecco. E ieri poi ho venduto un po' di latte, un po' di che altro ho venduto, e mi pare residui di semi di soia. No, ieri ho venduto latte, ma mi sono dimenticato quello che ho fatto ieri. Eh sì, 600.000 euro. Ma il campo quello lì, mo ti faccio vedere. Il campo è questo. Questa è la DLC Alpine. Ho unito i tre campi come mi fu suggerito in chat qualche tempo fa da un amico del canale, e quindi mi sono trovato bene con questo consiglio qua. E comunque la soia produce tanto. Ok, allora abbiamo messo un po' a posto le mucche. Queste mangiano tantissimo, però a breve inizierò a utilizzare il concime. È fatta bene, dicono, ho sentito che l'hanno inserita anche già di default nella Farming 22, ed è un'ottima cosa. Ah, questo è il carro miscelatore che mi va in conflitto con il macchinario, che il carro miscelatore quello lì di default, quindi quello del gioco. Allora, poi fammi vedere un attimo una cosa che ho qua, verrò a scaricare. Quindi vabbè, qua devo riempire i silos. Ok, credo di aver fatto tutto, mi sa. Ciao mucche. E qua c'è un bel po' di concime da utilizzare nel campo, anche se molto probabilmente non riuscirò ad utilizzarlo, o meglio mi finirà, e quindi sto pensando di acquistare una stalla grande. Ora questa non so se è grande, comunque una grossa che mi permetta di ospitare più mucche e quindi produrre anche concime, iniziare una coltivazione bio al 100%, anche se per il momento diciamo che utilizzo una mod che converte gli scarti di lavorazione della trebbia in concime, quindi mi fertilizza al momento al 50%. E questo è quanto, caro Macho King. Io mo qua ho quasi finito, vado a posare il mezzo, e ho fatto questa bella live stamattina. Ci voleva, perché
così ho completato anche parte del lavoro qui sul campo che avevo lasciato a metà, e quindi mi sono organizzato meglio, ecco, a livello di macchinari. Ho macchinari più grossi, quindi adesso diciamo che non dovrei avere problemi per quanto riguarda l'uso di macchinari, quindi non avrei uso il condizionale, non dovrei più aver bisogno di alcun acquisto per il momento. Allora, io direi che la live per questo appuntamento della domenica mattina termina qui. Vi ricordo l'appuntamento per quanto riguarda farming è sabato sera dalle 21:30 in poi fino a mezzanotte, e la domenica mattina un paio d'ore dalle 10 alle 12, sempre qui sul canale Twitch. Colgo l'occasione come sempre per ringraziare tutti quanti voi che mi avete fatto compagnia in queste due ore fantastiche. Ringrazio Macho King, poi ringrazio Johnny Muratore per essere passato in live, ringrazio Rog CBE per il follow, poi chi altro, vediamo un po', Fernbus per i bit e per essere passato in live, il mitico Macho King. Ringrazio tutti quanti voi che avete guardato questa live e che mi avete fatto compagnia in queste due ore meravigliose della domenica, e ringrazio tutti quanti voi che in questo momento state guardando questo video in replica qui su Twitch su YouTube. Restate sintonizzati voi che state guardando questo video in replica, anzi, visto che questo è l'ultimo video della settimana, io vi ringrazio per quanto riguarda il primo appuntamento della settimana della live. È martedì con Euro Truck Simulator 2 con il Turbo Star di Ralph Garage. Io vi ringrazio come sempre, vi ricordo che se volete sostenere il canale tramite le sub è possibile effettuarlo gratuitamente utilizzando il vostro account Amazon Prime qui su Twitch con Amazon Prime Gaming. Sosterrete questo canale, uno dei forse dei pochi canali che crea contenuti in multilingua, questo piccolo canale, e lo farete gratuitamente. Mi raccomando, se il soft gaming è di vostro gradimento e se questo tipo di video vi piace, vi invito a lasciare un follow nel canale e passare di tanto in tanto a fare quattro chiacchiere con me. Poi, se siete interessati ad acquistare Farming Simulator 19 e a preordinare Farming Simulator 22 a prezzo scontato, o siete interessati ad acquistare giochi multipiattaforma per altri, quindi il PC, Xbox, PS4, PS5, eccetera eccetera, nella descrizione del video, sia qui su Twitch che su YouTube, troverete tutta una serie di link che sono appunto il link per acquistare i giochi scontati e poi i canali social, i miei canali social media, che sono Instagram, Facebook, YouTube e Twitch.
Detto questo, adesso io passo a salutare gli amici in lingua inglese. Quindi, per voi che state guardando questo video, che è l'ultimo della settimana, l'appuntamento è per martedì pomeriggio alle 16 con Eurotruck Simulator 2 e il mitico Turbo Star di Ralph Garage. So thank you so much for being here in live streaming. Thank you so much for the company. I want to say thank you to you if you are watching this video in replay here on Twitch. If you are interested to buy this game, so Farming Simulator 19 or Farming Simulator 22 in pre-order, you can do this earning. You can pay less, so you will buy this game or other games for multi-platform. You will find a link in description that you will use for checking your favorite game with the lower price. You will find as well a few links that are my social media channel, that are Facebook, Instagram, YouTube, and Twitch. If you are to support this channel for free, you can do this using your Amazon Prime. Here on Twitch, you can use it on Amazon Prime Gaming, and you can support this channel, one of the not much channel that streams in multi-language, as in Italian, English, French, and in Neapolitan language. So thank you so much. Stay our rendezvous for Farming Simulator is it's for Saturday night at 9:30 p.m. here, and on the Sunday morning at 10 a.m. Thank you so much, and our rendezvous is for our week stream on Tuesday at 4 p.m. with Euro Truck Simulator 2 using the Majestic truck that is the Turbo Star by Ralph Garage. Thank you so much again. If you are enjoying this kind of new format, follow the channel and also my social media channels. Thank you so much. Now I will talk to my French friends. Alors, je veux créer l'occasion, encore une fois, pour vous remercier pour votre compagnie dans la direct. Et si vous êtes en train de regarder cette vidéo en réplique sur le canal Twitch, j'espère que je vous ai fait de la bonne compagnie. J'ai été en très bonne compagnie avec vous dans mon direct. J'espère que vous allez aimer ce genre de format, que c'est le soft gaming. Merci à vous aussi que vous êtes en train de regarder cette vidéo sur ma chaîne, sur mon canal YouTube. Si vous êtes intéressé à acheter Farming Simulator 19 ou en période Farming Simulator 22, vous allez trouver des liens dans la description des vidéos sur Twitch et sur mon canal YouTube, qui sont le lien pour acheter le jeu et le jeu multiplateforme à prix réduit jusqu'à 70%. Puis vous allez trouver les liens pour visiter et suivre mes canaux sociaux qui sont YouTube, Facebook, Instagram et Twitch.
Si vous avez un compte Amazon Prime, vous pouvez soutenir ce canal gratuitement en reliant votre compte Amazon Prime ici sur Amazon Prime Gaming sur Twitch et vous allez soutenir le canal gratuitement. Merci beaucoup. Et notre rendez-vous, c'est pour mardi. La réplique de ce jeu-là, donc le programme du dimanche sera disponible sur le canal YouTube le mardi à midi. Merci beaucoup. So, I was forgetting that you will watch this video on YouTube on Thursday at 12 p.m. on my YouTube channel. Thank you so much. Now I will talk in Neapolitan and I will hope you a great day in the Neapolitan language at the end of the talking. Allora, voglio ringraziare tutti quanti voi che mi avete fatto compagnia da questa live domenica mattina. E mi avete fatto una grande compagnia e spero che vi abbia fatto pure compagnia a voi che da questo momento state guardando studi di replica Coppa Twitch. L'appuntamento con Farming Simulator 19 è per sabato sera 9:30 e poi domenica mattina alle 10 fino a mezzogiorno. Poi, se siete interessati a accattare questo gioco ad yoga multipiattaforma per PlayStation, all'Xbox e tutte queste cose qua, date un'occhiata al link in descrizione del video, sia che in Coppa Twitch che in Coppa YouTube, allora potete sparagnare fino al 70% di secondi, insomma sparagnate 70%, quindi con questi chiari loni e se sembra una cosa buona sparagna e quindi vanno link e poi i link per i canali miei social media che sono Instagram, Facebook e Twitch pure. Poi se tenete Amazon Prime e volete dare una mano a questo canale a sostenere quindi fa migliorare un poco da descrizione potete fare Amazon Prime Gaming Kangoppa Twitch e gratuitamente voi gli ad a sostenere il canale e quindi facete pure crescere e mi date una mano pure a migliorare e considerando pure che sono pochi che lì canali che fanno il live multilingue, insomma penso che ci potesse fare un piccolo pensierino. Vabbè, detto questo, io come sempre vi ringrazio. Thank you so much everyone. Merci beaucoup. Grazie mille a tutti e state buona. Ciao ciao.